Buonasera a tutti e a tutte. Perennemente felice di venire ogni anno qui a Via Savona, nonostante Marco Ravera. Questo era opportuno dirla come... Salutiamo il canale YouTube. Come... per la registrazione. E contento soprattutto per il tema per cui vengo questa volta. Lo dico per un fatto, perché poi uno anno dopo anno magari si ritrova a dover fare, occuparsi, a parlare di storie diverse. Io in questi due anni, oltre alle vicende che seguo connesse all'immigrazione, per cui scrivo soprattutto e per cui lavoro per Rifondazione Comunista, mi sono ritrovato ad avere a che fare in maniera diretta, forte, con quelle che chiamiamo ormai comunemente morti di Stato, chiamiamo omicidi di Stato. Con Marco abbiamo tentato di avere con noi anche Ilaria Cucchi questa sera. E io parto da lei. Parto da lei sia per un legame affettivo enorme che ho costruito con questa donna straordinaria che spero un giorno di poter portare qui, di farvi conoscere, perché la capacità di far diventare un dolore personale così confinato nell'angolo della tossicodipendenza, della delinquenza comune, del morto di serie B, per farla diventare ragionamento collettivo, è stata straordinaria. È stata straordinaria grazie a lei, soprattutto ai suoi avvocati, ma grazie al lavoro che è riuscito a fare lei. E al lavoro che sono riuscito a fare altre tante donne, penso a Lucia Uva, con cui poi ci collegheremo dopo, a Grazia, la nipote di Franco Mastro Giovanni, a tante altre persone che stanno svelando quella parte di volto nero della giustizia italiana che la storia di Carlo ci ha sbattuto in faccia quel giorno, quel maledetto 20 luglio, in cui io c'ero, ma penso buona parte delle persone che stavano qua dentro erano a Genova. Queste altre storie sono uscite fuori prima o dopo, cioè sono uscite fuori dopo, ma sono rimaste per parecchio tempo confinate come storie personali, come vicende che non attenevano alla collettività, non entravano nella politica, non entravano in uno scontro appunto che aveva delle ragioni. E poi adesso cominciano a esplodere a tal punto, non vorrei parlare molto perché vorrei lasciare molto spazio a Giuliano e vorrei soprattutto lasciare poi intervenire il pubblico, parlare con Lucia, fino al punto che succede che alcuni giorni fa e nella vostra regione, è qui, Sanremo non è distante da qui, succede che il 5 giugno a Sanremo ammazzano un ragazzo, probabilmente un pusher, lo ammazzano di botte in una caserma, anzi per asfissia gli impediscono di respirare. Succede che un loro collega, tradendo lo spirito di corpo, tant'è che lo chiamano il corvo, fa una foto mentre questo ragazzo è ancora vivo, quest'uomo è ancora vivo, e succede che da questa storia parta un'indagine in cui esce fuori un PM che invece di chinarsi alle ragioni di Stato, quelle che stanno uccidendo e mandando in prescrizione delitti come quello che hanno portato alla morte di Giuseppe Uva e di cui parlerà Lucia, che hanno portato, che vorrebbero portare nel dimenticatoio la storia
di Carlo, ma non ci riusciranno, succede che questo PM si decida che quel ragazzo è morto di morte di Stato, succede che dica che i carabinieri non si possono avvalere del diritto di non rispondere rispetto alle cose di cui sono accusati, e succede che questa storia finisca su tutti i giornali. Succede che un morto di serie B non diventi più un morto di serie B, ma se ne debba parlare. Succede che contemporaneamente in Inghilterra avviene un'altra morte assurda di questo tipo, e i giudici inglesi decidano di affrontare questo caso prendendo anche come pretesto, come esempio, parlando della storia, delle storie che accadono in Italia, parlandone come esempio negativo, dicendo no, da noi non deve accadere. Beh, se questo da noi non deve accadere comincia a diventare ragionamento collettivo, forse un piccolo passo avanti si fa, la soluzione no, ma un piccolo passo avanti si fa. E la chiudo con una, con un fattarello, un fatto marginale, ripeto, vissuto personalmente, quindi dategli il valore e il limite della, della storia vissuta personalmente. Io ero al processo che ha sancito la soluzione di quelli che hanno ammazzato Stefano Cucchi. Ero fra quelli che urlavano assassini mentre questi festeggiavano come se avesse vinto la propria squadra del cuore allo stadio. Mi avranno ripreso, chissà, forse identificato, me ne può fregare di meno chiaramente. Quando siamo usciti fuori, gli agenti di guardia, erano tanti, che dovevano impedire che accadessero incidenti nell'aula del tribunale, non avevano il coraggio di guardarci in faccia noi che protestavamo, abbassavano la testa. E la seconda cosa che è accaduta, me l'ha raccontato Ilaria, ma me l'ha raccontato anche un altro mio amico, alla stazione Termini c'è uno schermo e hanno mandato in diretta praticamente la sentenza che veniva data, e le persone, quelli in giacca e cravatta, i ragazzi che vivevano la giornata, chi partiva o chi tornava, si sono fermati in silenzio, incazzandosi per quello che vedevano in, su quello schermo. Quello schermo ha fatto incazzare. Beh, se questa incazzatura comincia a diventare patrimonio collettivo, io penso che la storia di Carlo, la storia di questo ragazzo tunisino, le mille storie invisibili che quotidianamente avvengono nelle nostre carceri, nei nostri centri di identificazione ed espulsione, che avvengono soprattutto fra quelli che non contano nulla e la cui vita non conta nulla, che avvengano per quegli zombie, così li chiama il signor Carlo Giovanardi, il cattolico Carlo Giovanardi, probabilmente qualcosa potrebbe cambiare, ma non perché c'è un giudice a Berlino soltanto, ma perché ci si comincia ad accorgere che dietro quella persona che muore o quella persona che viene offesa ci potrebbe essere anche un nostro caro, una persona a cui vogliamo bene, una persona che fino a ieri abbiamo visto davanti a casa nostra e che domani potremmo non vedere più o potremmo vedere sfigurato. Per questo sono contento di parlare di giustizia e di democrazia con Giuliano, per questo aspetto di mettermi in contatto con Lucia, poi aspetto che intervengano appunto i potenti mezzi di Rifondazione Comunista, e per questo penso che questo deve diventare un discorso collettivo che non si ferma ad una serata o ad una storia, ma che è un insieme di storie che ci riguardano tutti,
e in cui tutti quanti siamo chiamati a dire da che parte siamo. E non è possibile stare in mezzo. O stiamo da una parte, o, scusate la brutalità, stiamo dall'altra. Grazie. La prima raccomandazione è che dammi un po' i tempi, perché ovviamente quando parlo di queste cose le ore possono trascorrere e non è il caso. Mi riferisco anch'io alla ignobile uccisione di quest'uomo tunisino e anch'io apprezzo le dichiarazioni di un magistrato che ha detto questo non deve accadere. Mi permetto solo di obiettare su un'altra sua dichiarazione. Ha detto non si tratta del caso Cucchi. Ecco, obietto perché invece dal punto di vista centrale è proprio la stessa cosa, perché Stefano Cucchi non è morto per cattiva nutrizione, non è morto per quello che gli hanno fatto al Pertini, è morto per le botte che gli hanno dato degli ignobili carabinieri nella caserma del Quadraro di Roma, dove lo hanno arrestato. E quindi la cosa è identica. Fra l'altro, quella caserma è anche famosa perché qualche tempo dopo le botte che hanno portato alla morte Stefano Cucchi hanno stuprato due donne in compagnia di un vigile urbano romano, ma pur sempre nobili carabinieri dell'arma di quella caserma. Vedete, io ho tenuto per anni nel cassetto questo libro, poi mi sono deciso a pubblicarlo per una ragione essenziale. E la ragione essenziale è questa: sicuramente noi viviamo una fase della storia di questo nostro paese che ci fa vergognare di essere italiani, per il degrado che questo paese ha visto progressivamente per opera, certo, del delinquente presidente, ma non solo. Ecco, allora, la funzione principale di questo libro è informare chi lo leggerà che la responsabilità del degrado non può essere confinata soltanto in qualche abusivo uomo sceso in politica o a un po' di politici che gli fanno da cintura, da corona o da reggi, non so bene che cosa. No, il degrado deriva anche dal comportamento disgustoso di uomini e anche di qualche donna che appartengono agli apparati dello Stato. Il degrado è prodotto degli apparati dello Stato. E allora quello che noi dovremmo cercare di fare per combattere in qualche modo questa cosa terribilmente pericolosa, intanto è di non fare le ammucchiate. Io mi batto fortemente contro una logica che dice tutti uguali. È profondamente sbagliata. L'antipolitica è una delle cose che facilita e alimenta il degrado. Bisogna individuare con nome e cognome
i singoli responsabili e combatterli con tutte le forze che ancora riusciamo a mettere assieme. E allora si tratta, anche nei confronti degli apparati dello Stato, di fare nome e cognome. È quello che ho avuto la possibilità di fare, essendomi occupato dell'assassinio di Carlo e delle vicende genovesi per 12 anni di fila, e ancora continuerò ad occuparmene, è quello che ho potuto fare. E allora mi è sembrato giusto offrire a chi questa possibilità non ce l'ha oggettivamente, perché non ha gli strumenti dei quali io sono entrato in possesso, e cioè di quella enorme documentazione, sto parlando di migliaia di fotografie, ore di filmati, testimonianze, tutte cose che non sono andato a recuperare furtivamente nei vicoli di Genova, tutte cose che mi sono state date dopo la vergognosa archiviazione dell'assassinio di Carlo dal Tribunale di Genova. Mi capita di dire che, siccome siamo stati costretti, per avere finalmente un processo, anche quello ci è stato negato con l'archiviazione, a volte un processo, come dimostrato, può persino portare a pezzi di verità o anche a verità piene. Pensiamo alla Diaz, tanto per fare l'esempio più clamoroso, sempre per stare sui fatti di Genova. Ci hanno negato un processo, e quindi quando sull'orlo della disperazione l'unico strumento che avevamo per avere finalmente un processo con testimonianze, con una discussione, era quello di fare, di indire una causa civile. Ebbene, quando parlo di questo dico che quell'enorme documentazione dovranno portarla in quest'aula, e mi correggo, no, sarà sufficiente che la spostino da una stanza all'altra, perché tutta documentazione che sta lì, e che chi si è occupato di questa vicenda, aggiungo indegnamente, non ha neppure voluto prendere in considerazione. Allora, quali sono i fatti più clamorosi? Intanto l'opera di quattro imbroglioni di professione abusivamente dichiarati consulenti del pubblico ministero. Uno di questi, tanto per fare sempre nome e cognome, è Carlo Torre, che faccia il consulente e continui a farlo è abbastanza singolare. Ecco la corruzione degli apparati. Questo si è occupato dell'assassinio di una studentessa romana, Marta Russo, uno dei processi finiti in nulla. Si è occupato del figlio della signora Franzoni, ricordate quel bambino ucciso in Val d'Aosta? Anche lì nulla. Poi, oltre ad altre cose, si è occupato ovviamente dell'omicidio di Carlo, e dopo l'omicidio di Carlo ha cercato persino di correggere gli indizi nei confronti dei coniugi di Erba, Olindo e Rosa, quelli che hanno massacrato un'intera famiglia di extracomunitari. E poi ne ha fatta una ancora più grossa, perché ha cercato di difendere il poliziotto Nucera, che sarebbe quel delinquente condannato in Cassazione a 3 anni e mezzo, delinquente e anche cretino, perché è quello che ha detto: beh, certo, alla Diaz siamo entrati perché quando siamo arrivati lì uno mi ha accoltellato, ma essendo un farabutto impostore e anche un cretino, i buchi nel giacchino e nel corpetto antiproiettile non corrispondono, perché se li è fatti in due momenti diversi. E sapete, a dimostrazione che non sono tutti uguali,
chi ha sbugiardato Carlo Torre? Uno dei grandi ufficiali dei RIS, i reparti investigativi speciali dei carabinieri, cioè uno che per una volta ha fatto il suo dovere e ha dimostrato quanto fosse falso imbroglione Nucera e quanto fosse anche cretino. Questo Torre. Naturalmente quando si accorgono che la vicenda rischia anche di doversi misurare con qualche immagine, i consulenti chiamano un altro consulente e da tre diventano quattro. E chi chiamano? Il signor Nello Balossino, che ha un ufficio fotografico in una caserma dei carabinieri a Torino, quindi come dire, che fosse proprio neutrale rispetto a quella vicenda, lo si può dubitarlo, insomma. Ecco. Ma esperto di immagini, perché ha scritto due ponderosi volumi su fatti che di immagini ne hanno sicuramente avute delle quantità straordinarie, l'Arca di Noè e gli UFO. Allora, essendosi occupato direttamente della visibilità delle immagini dell'Arca di Noè e degli UFO, ha potuto valutare con correttezza quello che era successo ed è il protagonista principale dell'imbroglio fondamentale, sparo per aria, deviazione verso il basso di un sasso che incrocia il proiettile, sasso che calcinaccio che vola nel cielo di Genova e altre scemenze di questa natura. Ma attenzione, sono scemenze che hanno costituito la base fondamentale dell'archiviazione per legittima difesa, perché in quel caso lo sparo per aria dimostrava che chi ha sparato non voleva uccidere, ma al più intimorire e intimidire quei 150.000 manifestanti, più o meno è il numero che qualche pazzo delle forze dell'ordine che è venuto a testimoniare a Genova ha detto, non 150.000, ma il capitano allora era solo tenente Nicola Mirante, ha parlato di 5.000 persone. 5.000 persone in piazza Limonda non ci stanno neanche se si mettono in 10 uno sulle spalle dell'altro. Allora, ogni valutazione di immagine è servita a negare questa cosa. Secondo, la vicenda di Carlo ha scontato che il magistrato Silvio Franz, pubblico ministero, e la giudice per le indagini preliminari Elena D'Aloiso, Silvio Franz è stato recentemente nominato procuratore generale di Alessandria, Elena D'Aloiso da tempo è procuratore generale ad Ivrea. Poveri alessandrini e poveri, non so bene mai se i cittadini di Ivrea si chiamano ivoriani o ivorini o qualcosa del genere, comunque, poveretti. Perché poveretti? Perché Silvio Franza naturalmente immediatamente ha accolto questa cosa senza neanche, come dire, impegnarsi nell'analisi dei fotografie, fotogrammi e filmati. E Elena D'Aloiso ha fatto persino di peggio, nel senso che nella lunghissima relazione che scrive utilizza persino una testimonianza anonima attribuibile a un sedicente anarchico francese ritrovata su un sito come dire individuabile come un sito di anarchici francesi. Su quel sito lì, se ci andate oggi, fanno la pubblicità dei videogame e il mio rispetto per gli anarchici mi fa pensare che sia un sito inventato per la bisogna. Testimonianze anonime in magistratura e nei processi si usano solo quando è necessario tutelare una persona, che so, un pentito, cioè qualcuno che se si dichiarasse nome e cognome il giorno dopo verrebbe fatto fuori dal capo mafia, insomma. Ecco.
Quindi testimonianze anonime non esistono, se no non possono nemmeno essere addotte come prova testimoniale. Nonostante questo, questa indecorosa giudice per le indagini preliminari ha usato questa testimonianza. 5 pagine della sua lunga relazione sono dedicate a questa testimonianza, la cui unica credibilità starebbe nel fatto che chiama sbirri i carabinieri e i poliziotti, francamente un po' poco, come dire, per valorizzare una testimonianza che per il resto racconta balle clamorose di tutto quello che è successo. Allora, le immagini nel 2001, quando questi due individui, io li chiamo individui perché persona è un termine troppo bello per essere attribuito a individui di questa natura, questi due individui le immagini non le valutano. Siamo ancora in una fase nella quale il dibattimento processuale, o peggio ancora, quello che avviene in qualche stanzetta del tribunale, cioè un pubblico ministero che chiede l'archiviazione a un giudice per le indagini preliminari che la concede, le immagini non contano. 7 anni dopo, quando comincia il processo Diaz, e soprattutto 10 anni dopo, quando si arriva alla sentenza definitiva, le immagini hanno un valore fondamentale. Voi sapete perché Francesco Gratteri, Luperi, Calderozzi, Cicci Marra, cioè i vertici più alti delle strutture della polizia, i più alti perché nel frattempo erano stati persino promossi, nonostante quello che avevano combinato alla Diaz, sono stati incriminati, condannati a 4 anni e mezzo di carcere, non lo faranno mai, ma soprattutto a 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, per cui il giorno dopo non hanno fatto in questo caso tutte le storie che stanno facendo adesso per il delinquente ex presidente, ma insomma, allora hanno dovuto mollare immediatamente i loro incarichi. Sapete qual è stata la prova regina? La prova regina è stato un filmato di 20 secondi, non di più, nel quale questi vergognosi personaggi, capi dei servizi più alti della Polizia di Stato, si gingillano fuori della scuola Diaz con in mano un sacchetto di plastica blu contenente 2 bottiglie dei vini dei Colli Piacentini, trasformati in bottiglie Molotov, che impongono all'ispettore Troiani e all'agente Burgio di portare all'interno della scuola. Un falso vergognoso e gravissimo, perché nell'ordinamento del nostro paese e non solo, il possesso di una bottiglia Molotov qualifica immediatamente il possessore come responsabile del reato di terrorismo, punito dal codice con un minimo di 14 anni. Per cui aver fatto introdurre 2 bottiglie Molotov là dentro significava che, faccio 2 nomi di 2 carissimi amici, Lorenzo Guadagnucci e Arnaldo Cestaro, 2 massacrati dentro la Diaz, oltre alle ferite, alle fratture, eccetera, eccetera, e al terrore di quella, si sarebbero presi anche 14 anni di carcere. Ecco, in quel caso le immagini hanno avuto un potere dirompente. Ebbene, guardate, la sentenza Diaz è importante perché la Cassazione ha concluso quel processo condannando, ripeto, i più alti vertici con una frase che è da ricordare: sono stati condannati perché la loro azione ha prodotto degrado dell'onore dell'Italia
nel mondo. Queste sono le parole usate nelle motivazioni della sentenza di Cassazione sui crimini operati dalla polizia, da quel reparto e da quella gente nei confronti di quelli che dormivano alla scuola Diaz. Degrado dell'onore dell'Italia nel mondo. Andrebbe ricordata un'altra cosa, ce l'ha informato la Gabanelli in una di quelle nobili trasmissioni che ogni tanto riusciamo a vedere persino sulla nostra televisione, quando ci ha ricordato che Gratteri, Luperi, Calderozzi erano stati nominati ufficiale o cavaliere al merito della Repubblica e nessuno ancora aveva provveduto, dopo una condanna di questo genere, a togliergli la onorificenza. Cioè gente, o in questo caso andrebbe detto gentaglia, che è stata condannata per avere prodotto il degrado dell'onore dell'Italia nel mondo, continua ad avere l'onorificenza di gran cavaliere e di ufficiale al merito della Repubblica. Ma questo è il paese nel quale viviamo. Questo è il paese nel quale continuiamo a vivere senza fare a sufficienza perché queste cose non avvengano più. Questo è il punto. Allora, passiamo a un altro argomento, perché quello che succede... Vabbè, la tortura, certo. In Italia le pene sono state anche ridotte, per Bolzaneto non ne parliamo, perché in Italia non esiste il reato di tortura. Mi viene quasi da dire meno male, perché... Non so se lo sapete, ma l'allora ministro Castelli, ministro della giustizia, aveva presentato un progetto di legge per introdurre nella giurisdizione italiana il reato di tortura. Ma essendo da buon leghista dotato di grande fantasia, il suo progetto di legge si era limitato a dire che, o meglio, limitato forse eccessivo, aveva detto che reato di tortura si configurava solo nel caso di reiterazione dello strumento adottato per la tortura. Cioè, tradotto, se uno è un povero cretino e usa solo il ferro, il cacciavite, è uno che tortura. Se è dotato della fantasia di Castelli e usa il ferro elettrico, il cacciavite, la tenaglia, la pinza, no, perché, voglio dire, esercita la sua fantasia per sollecitare una risposta vigorosa da parte del torturato. Quindi quando un po' di persone normali, che pure per carità in Parlamento ci sono, insomma, hanno letto questa cosa, hanno detto a Castelli di andare a fare quelle robe là, perché non era proprio il caso di insistere. In ogni caso, ripeto, ha ragione Heidi, la gravità dell'assenza del reato di tortura nell'ordinamento è sicuramente una cosa molto grave. Dicevo, le immagini non hanno avuto valore nella vicenda e nell'assassinio di Carlo, e quindi è bastata un'immagine, quella dell'agenzia Reuters, scattata da Dylan Martinez con uno dei più potenti teleobiettivi presenti ancora sul mercato, che con l'effetto di schiacciamento che provocano i teleobiettivi mostra Carlo da 1,65 alto almeno 2,10 con questo estintore a 20 centimetri, 40 al massimo dalla Jeep, e quindi con questo atteggiamento estremamente minaccioso. Non hanno voluto vedere le immagini di Carlo che arriva dalle parti di quella Jeep fra gli ultimi, che siccome è dotato di attenzione,
ha visto, ha sentito le minacce provenienti, ha visto la pistola da tempo puntata, ha visto addirittura la pistola caricata, perché c'è una foto che fa vedere la pistola tenuta con la mano destra mentre la mano sinistra mette il colpo in canna. Mi hanno spiegato, perché io quando ho fatto il servizio militare ho sparato solo due colpi col 91 e devo dire che mi sono bastati, non ho proprio esperienza di pistola, ma mi hanno spiegato che essendo la Beretta una pistola semiautomatica, il primo colpo devi metterlo in canna, poi come riflesso puoi sparare anche colpi uno dopo l'altro, tant'è che dalla camionetta sono sparati due colpi a distanza di un secondo e sette decimi l'uno dall'altro, il primo è quello che colpisce Carlo e il secondo va invece in un'altra direzione un po' più lontano e per fortuna devo dire non colpisce nessun altro come invece avrebbe potuto benissimo fare. Ecco, quindi arriva lì, sente, ha visto rotolare un estintore dalla Jeep verso il retro della Jeep a 4 metri di distanza, gira, lo raccoglie e io dico, ma non pretendo che altri siano d'accordo con quello che dice il padre di Carlo, cerca di difendere più che se stesso gli altri dalla minaccia, io vi sparo, io vi ammazzo. Una delle cose vergognose dell'archiviazione decisa da Elena D'Aloiso è che scrive a un certo punto, oltre naturalmente a caricare la minaccia di questa azione di Carlo, scrive con un estintore, cercando di lanciare questo estintore, come qualcun altro, se non addirittura lui stesso, scrive così, aveva poco prima tentato di fare. Io dico che dovrebbe vergognarsi di quello che ha scritto e vergognarsi di non avere ancora chiesto scusa per quello che ha scritto, perché un magistrato non può usare le sue frasi dentro una decisione, una sentenza di archiviazione come quella, per raccontare quello che lei pensa. Deve stare agli atti, e gli atti sono che c'è un filmato nel quale si vede benissimo un estintore per terra, prima naturalmente che lo raccolga Carlo, un estintore lì per terra, ah già, perché dimenticavo, gli estintori li hanno portati in piazza i carabinieri, ci sono foto precedenti che fanno vedere carabinieri che portano l'estintore, quindi l'ha portato loro lì. Bene, c'è un manifestante che arriva, c'è questo estintore per terra, lo raccoglie e lo lancia verso la Jeep. Avete presente un Defender, le dimensioni dell'oblò posteriore? Per pararsi, diciamo così, dalla minaccia di un estintore è sufficiente, come avviene in quel caso, di uno scarpone del piede destro che ottunde completamente il finestrino e infatti l'estintore picchia sul bordo e scivola e cade per terra. Quindi. Allora c'è un filmato, è legittimo che una giudice per le indagini preliminari scriva che probabilmente quell'estintore l'ha già, per aggravare quindi la situazione di Carlo, per aggravare la sua responsabilità nell'attaccare una povera camionetta che si trovava lì abbandonata e assalita da tumultuosi a centinaia, lei dice solo centinaia, non è fuori di testa come il capitano Mirante che parla di 5.000, ma insomma la fotografia, le fotografie ci sono, basta contare quanti sono e quando arrivi a contarne 14 o 15 dentro i quali ci sono già 3 o 4 fotografi, hai fatto proprio il pieno di quelli che assalto. Ma ancora una volta nessuno si è domandato di questi due magistrati che si sono occupati della cosa di che cosa è successo prima. Cioè, è possibile che in una condizione di questo genere ci si fermi a quel secondo lì e non si cerchi invece di capire perché
e che cosa è successo prima. E cosa succede prima? Succede che un indecoroso reparto dei carabinieri, comandato dal capitano Claudio Cappello, e che ha già nella piazza come uno dei più alti ufficiali dei carabinieri presenti nelle operazioni genovesi, il tenente colonnello Giovanni Truglio, oggi è già stato promosso generale ai noi, generale. Poi vi racconterò anche la storia di questi personaggi. Questo reparto che è lì, che è arrivato in Piazza Limonda un'ora prima, che ha fatto un'operazione scandalosa, fra l'altro nel libro c'è anche annesso e allegato un DVD sul quale tutte queste cose che vi sto raccontando le potete vedere direttamente. Allora, hanno massacrato un povero manifestante sul retro della chiesa di Piazza Limonda, gli saltano addosso in 12, lo massacrano di botte, è ferito, devono persino far arrivare un'ambulanza. Il capitano Claudio Cappello, altra persona ignobile, quando è venuto a testimoniare in tribunale, ha detto che hanno dovuto bonificare il retro della chiesa per mettere in sicurezza il reparto. Ce n'è uno per terra massacrato, perché naturalmente, come hanno fatto i carabinieri col tunisino, lì, voglio dire, ognuno dava la sua manganellata come sfogo personale, non certo per una funzione di ordine pubblico o di contenimento. Era proprio la rincorsa a sfogare gli istinti più sporchi che possono avere dentro, è vero, e nei confronti di uno che assolutamente era in una condizione assolutamente inerme, incapace di fare qualcosa di male. Bene, dopo questa splendida operazione di bonifica, quel reparto è lì, giustamente, per carità, erano molto stanchi, si rilassano, mangiano, bevono, poi improvvisamente girano intorno alla aiuola centrale di Piazza Limonda e vanno ad attaccare anche di fianco un gruppetto di manifestanti, sono 59, perché per fortuna il signor Re, che abita al terzo piano di una casa di Piazza Limonda, ha scattato una trentina di fotografie e da bravo cittadino le ha portate in tribunale, per cui abbiamo questa testimonianza, e si vede benissimo in una di queste foto, la ingrandisci per chi ha pazienza, tra l'altro la trovate qui dentro, contate le teste e vedete se io vi ho ingannato dicendo che sono 59. Vanno, aggirano l'aiuola per creare un effetto sorpresa, raccontano delle cose incredibili. Quello che è stato recentemente promosso generale, cioè l'allora tenente colonnello Giovanni Truglio, dice che aveva sentito dei clangori, e cioè cassonetti che colpivano gli scudi delle prime file del reparto dei carabinieri. Cioè, questo proprio sente i clangori, poi dice che non ha sentito gli spari, cioè proprio un altro imbroglione, cioè un qua 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 diventato generale recentemente, nonostante le figure fatte in questa operazione. Aveva fatto persino di peggio tempo addietro, perché quando lui era solo capitano e Cappello, che è capitano in Piazza Limonda, era solo tenente, e Nicola Mirante era sottotenente come primo tentativo di ufficiale e poi era tenente in Piazza Limonda e capitano quando è venuto a testimoniare, questi erano in Somalia, a Mogadiscio, nel 1994, ed erano in Somalia, a Mogadiscio, già sulla nave, proprio nella stessa giornata in cui sono stati uccisi Ilaria Alpi e Miran Krovatin. Ilaria Alpi indagava sui rifiuti tossici, indagava sul traffico di armi. Non vorrei che una delle cause della sua uccisione fosse il fatto che un nobile carabiniere, il maresciallo Aloi,
aveva comunicato a Ilaria Alpi quello che aveva scritto nel suo diario, e cioè che Truglio, Capello e tutti gli altri ufficiali di quel maledetto reparto, il reparto Sicilia dei Carabinieri, erano responsabili o quantomeno al corrente delle violenze sessuali dei Carabinieri del Tuscania e del Sicilia sulle bambine sobale. Non vorrei che una delle ragioni della uccisione di Ilaria Alpi fosse questa. Naturalmente, essendo già allora considerato un gruppo di elite, questi non hanno perso una delle campagne di guerra alle quali ha partecipato l'Italia. Vi chiedo scusa. Una delle tante esportazioni di democrazia alle quali l'Italia ha partecipato. L'Albania, la Jugoslavia, la Serbia, l'Iraq, l'Iran, tutte, non se ne sono persa, e l'Afghanistan, non se ne sono persa una. E naturalmente, come grande gruppo di elite, erano in piazza Alimonda. Vogliamo sapere che reparti dei Carabinieri sono ridotti in queste condizioni? Vogliamo sapere che oggi una parte di questi reparti ce li possiamo trovare in piazza a fare ordine pubblico in una manifestazione, e quindi abbiamo, dopo quella, una delle cose peggiori fatte da uno dei politici peggiori del nostro paese, e cioè Massimo D'Alema, quando era capo del governo, ci troviamo di fronte la quarta forza armata del paese. Perché questo fece D'Alema, eresse l'arma dei Carabinieri quarta forza armata, associandola a esercito, marina e aviazione. Quindi oggi, quando in funzione di ordine pubblico c'è un reparto dei Carabinieri, è vero che teoricamente c'è ancora un funzionario di polizia che dovrebbe decidere l'operazione, ma questi se ne spatano l'anima, perché addirittura sono talmente forti che, essendo un corpo militare, non rispondono più al Ministero dell'Interno e neanche al Parlamento, rispondono direttamente al Ministero della Difesa. Siccome fra i ministri della Difesa abbiamo avuto anche Ignazio La Russa, pensate un po' quali garanzie di democrazia poteva garantire questo fatto. Ecco, cioè, allora, di fronte a queste follie, noi abbiamo un pezzo sempre più impunibile, proprio grazie anche a questa cosa, che partecipa direttamente alle operazioni di ordine pubblico, che è una cosa gravissima. E siccome alcuni reparti dei Carabinieri, ripeto, assolutamente non tutti, non sono mai d'accordo con le generalizzazioni, ma alcuni reparti sono profondamente inquinati da elementi vistosamente antidemocratici. La sera del 20 luglio, alla Foce, dove proprio i paracadutisti del Tuscania erano acquartierati, e la dimostrazione viene data dalle testimonianze di centinaia di cittadini genovesi che vivono lì, i canti che si levavano da quella zona dove erano acquartierati erano: uno di meno, 1, 2, 3 viva Pinochet, 4, 5, 6 a morte gli ebrei, 7, 8, 9 il negretto non commuove, e poi naturalmente a conclusione di questa litania Faccetta Nera. E voi capite che cantare Faccetta Nera in divisa è una cosa di una violenza mai vista. Certo, poi non puoi cantarla nemmeno se ti togli la divisa, perché è vietata dalla Costituzione, ma quel gruppo del Tuscania, veri autentici fascisti di merda, per una volta lasciatemelo dire così, nessuno ha sollevato una obiezione. È possibile che a nessuno sia venuto in mente di pensare che avessero indebolito l'onore dell'Italia nel mondo un intero reparto di Carabinieri che si mette a cantare a Faccetta Nera? No, nessuno ha sollevato problemi. Ultima cosa che voglio dire.
è quello che succede dopo. Dopo che Carlo è stato colpito dal proiettile sparato ad altezza d'uomo e anche, diciamo, con una forte precisione. Carlo è lì, non è ancora morto, nonostante il fatto che la Jeep, nel fare repentina manovra, perché scompare di scena in 4 secondi e mezzo, eppure l'autista dice che si era spento il motore, che era in preda ad agitazioni, 4 secondi e mezzo, motore spento, poi non è vero perché esce fumo dal tubo di scappamento, ma se fosse vero, in 4 secondi e mezzo questo riaccende il motore, ingrana la retromarcia, passa sul corpo di Carlo, ingrana la prima, gli ripassa sopra e percorre 25 metri per uscire dal campo visivo della telecamera che in fondo a via Ilice sta riprendendo tutta questa terribile scena. C'è da dubitarne. Però quello che succede dopo, per certi aspetti, lo considero persino più grave di avergli sparato, perché ci sono 2 fotografie sempre del signor Re che dimostrano in modo assolutamente inequivocabile quello che è successo. C'è una prima fotografia nella quale, se la ingrandisci, a 1,5 metri sulla sinistra della testa di Carlo c'è una pietra. C'è una seconda fotografia, un carabiniere accovacciato vicino a Carlo, la pietra non è più lì, ma appare insanguinata nella sua parte più aguzza vicino alla testa di Carlo. Carlo aveva una ferita molto forte, una incisione sulla fronte, e il passamontagna non porta segni di effrazione, per cui quel nobile carabiniere gli ha sollevato il passamontagna, ha preso la pietra, gli ha spaccato la fronte, gliel'ha ricoperto col passamontagna e ha posizionato lì la pietra, in modo tale che 1,5 minuti dopo, neanche, forse 1 minuto, il vicequestore Adriano Lauro, siccome è arrivata una telecamera, la telecamera di Canale 5, il giornalista è Tony Capuozzo, è accompagnato da un altro campione del giornalismo italiano, Betulla. Betulla è il nome d'arte di Farina, che è stato espulso dall'ordine dei giornalisti perché da tempo, appunto col soprannome di Betulla, era nei servizi, lavorava per il Sismi, e un giornalista questa cosa, un giornalista degno, non può farla. Bene, arrivano Capuozzo, Betulla, l'operatore con la telecamera, il vicequestore Adriano Lauro si guarda intorno, vede che la telecamera lo inquadra perfettamente, e accompagnato da un carabiniere e da un poliziotto insegue un manifestante che giustamente dalla gradinata della chiesa ha gridato assassini a quella banda di assassini tra carabinieri e poliziotti che sono lì, e gli grida: bastardo, pezzo di M, l'hai ucciso tu col tuo sasso. E la storia dell'uccisione di Carlo col sasso va avanti per altre 3 ore, fino alle 9:30 di sera, nonostante il fatto che 1,5 minuti dopo la sceneggiata di questo indegno vicequestore, arriva una telecamera, arriva una ambulanza del pronto soccorso con il dottor Paolo Cremonesi, che oggi è responsabile del pronto soccorso dell'ospedale Galliera, infermieri eccetera, che vedono che Carlo è stato ucciso da un colpo di pistola e che la ferita alla fronte è, come dire, un fatto per certi aspetti marginale, poi non lo è, perché il fatto che fosse così umettata di sangue significa che Carlo
aveva ancora un'attività cardiaca e quindi non poteva essere considerato morto, che cosa che non può che aggiungere angoscia e orrore a quello che hanno fatto. Quell'operazione non è un gesto di spregio, è per mettere in piedi quello squallido tentativo di depistaggio. Quindi pensate un po', una forza benemerita della Repubblica, com'è l'arma dei carabinieri, si permette attraverso alcuni suoi rappresentanti di fare anche un gesto di questo genere. Siamo messi proprio male. Siamo messi proprio male. Delle onorificenze vi ho già detto. Posso dirvi solo un'ultima cosa, così poi la convinzione che io ce l'ho con i carabinieri sarà ancora più forte in ciascuno di voi, ma è per informarvi di cose che probabilmente vi sfuggono, anche perché la stampa queste notizie le nasconde un po'. Sapete chi era il più alto in grado dell'arma dei carabinieri a Genova in quelle giornate di luglio? Era il generale Giampaolo Ganzer, capo dei ROS, reparti operativi speciali, uno dei cuori pulsanti dell'arma dei carabinieri e un gruppo operativo capace di grandi imprese importanti a salvaguardia della democrazia, perché i ROS sono quelli che partecipano alle retate di mafiosi, e ne prendono tanti, e prendono mafiosi non soltanto i guaglioni, come dire, ma anche il Brusca hanno preso loro insieme a Arnaldo La Barbera, che allora era responsabile per la polizia di queste azioni anticrimine. Quindi, per carità, il generale Giampaolo Ganzer, che era il più alto in grado essendo generale di divisione, quindi due stellone di quelle argento e oro che ornano le spalline, il 12 luglio del 2010 è stato condannato dal Tribunale di Milano a 14 anni e 6 mesi di carcere per traffico di cocaina in rapporto con la mafia colombiana. Naturalmente è una sentenza di primo grado, che nessuno si permetta, come faccio invece io, di considerare un vero delinquente il generale Ganzer. Io lo considero delinquente perché è vero che esiste qualche giudice fuori di testa, esiste anche sicuramente un giudice delinquente. Se pensiamo a Squillante, uno dei migliori amici del delinquente presidente, che è stato condannato in via definitiva per traffici di giustizia. Quindi un giudice delinquente c'è sicuro. Ma un giudice tanto pazzo da condannare a 14 anni e 6 mesi il capo dei ROS, se non ha prove, come dire, inconfutabili, io credo che neanche in questo paese può esistere. E quindi considero ancora oggi il generale Giampaolo Ganzer un vero porco delinquente mafioso, trafficante di cocaina. E aggiungo come battuta scherzosa che probabilmente quando lui era a Genova nel 2001 gli sarà rimasta qualche bustina che potrebbe far capire il livello alto della truppa, probabilmente, come dire, ne aveva fatto buon uso anche in quell'occasione. Ma la cosa ancora più scandalosa è che dopo una condanna di questo genere il generale Giampaolo Ganzer è rimasto capo dei ROS per altri 2 anni e è andato in pensione all'inizio di quest'anno. Cioè, capite, De Gennaro diventa presidente di Finmeccanica,
la sentenza di Cassazione sulla Diaz scrive a proposito delle motivazioni per le quali condannano tutti quei nomi che facevo prima, Gratteri, Lupri, Calderoni, che l'agire di questi altissimi funzionari era stato determinato dalla insistenza con cui il capo della polizia chiedeva a loro di recuperare in qualche modo la situazione, visto il degrado dell'azione delle forze dell'ordine nelle due giornate. Quindi lo indica non responsabile penalmente, ma responsabile sicuramente moralmente di quello che è successo alla Diaz. E questo viene nominato presidente di Finmeccanica, cosa che gli permetterà di fare qualche altra porcata con gli F-35, con navi da guerra e con altre cose di questo genere. Questo è il nostro paese. Quando misuriamo queste nostre cose con quello che succede altrove, ricordiamoci sempre che un ministro della Repubblica di Germania, quando si è scoperto che 30 anni prima aveva copiato 10 righe della tesi di laurea, si è dimesso immediatamente, è sparito dalla circolazione. E la stessa cosa è avvenuta in Inghilterra quando si è scoperto che un ministro aveva palpeggiato i posteriori di una cameriera, che per carità è una cosa indegna e indecorosa, ma come dire, rispetto al fatto di aver provocato quello che è successo a Genova è un po' meno. Questo è questo paese. Allora vedete, io di nomi ve ne ho fatti tanti, no? Il consulente, il pubblico ministero, il giudice, il generale dei carabinieri, gli ufficiali, il vicequestore Adriano Laura, eccetera, eccetera. Bisogna fare così, avere il coraggio, la tenacia di individuarli e fargliela pagare almeno dal punto di vista, come dire, del degrado personale, che la gente sappia che schifo fanno questi personaggi. Forse questa può essere la strada per tentare di liberarci. Poi cerchiamo anche magari di fare qualche petizione perché le nomine di cavaliere e di grande ufficiale vengano tolte, a cominciare da quella del delinquente ex presidente, che anche lì voglio un po' vedere se Giorgino, voglio dire, avrà l'energia per recupererà qualcosa dei suoi vecchi ardori per vedere di togliergli la nomina a cavaliere della Repubblica, insomma, perché uno che è condannato a 4 anni per frode fiscale, come dire, non può penso meritarsi ancora il titolo di cavaliere della Repubblica. Queste sono le condizioni, qui dentro le trovate tutte. Buona fortuna. Allora, in attesa che arrivi Marco Ravera, che invito ad avvicinarsi al palco. Marco Ravera è invitato ad avvicinarsi al palco? Grazie. No, Giuliano mi ha fatto riprecipitare in quei giorni, ripeto, probabilmente molti o quasi tutti noi c'eravamo. Io non ero fra i 10.000 che erano in Piazza Rimonda, ero di quelli che non c'entravano per ovvie ragioni fisiche, il volume non me lo permetteva. Però quella notte me la ricordo bene, come ce la ricordiamo bene in tanti. Come mi ricordo bene il comportamento di tanti delinquenti, di cui Giuliano ha fatto nomi e cognomi, di cui si è assunto la responsabilità di fare nomi e cognomi. In particolare a me, sapete che oggi i destini e i traffici d'armi della più importante azienda italiana per quanto riguarda le commissioni militari
siano in mano a un criminale del genere, come Gianni De Gennaro, che già 7-8 anni fa aveva manifestato come desiderata quello di poter passare dai propri lavori nei servizi a quello in Finmeccanica, mi lascia dubitare fortemente della tenuta di questo paese. Ma visto che sta arrivando Marco, volevo dire due parole sulla storia di Lucia e di Giuseppe e di altri delinquenti. Giuseppe ha 42 anni, fa il muratore, vive a Varese. Una sera si ubriaca, beve un po' con degli amici. Voglio scoprire chi di voi, a parte gli astemi, non l'ha mai fatto. Viene fermato da una pattuglia di carabinieri. Si dice che lui avesse avuto una storia d'amore con la moglie di uno di quelli che l'hanno fermato. Giuseppe non esce vivo da quella caserma. Si tenta di dare la colpa ai medici che poi l'hanno preso in carico in ospedale. I medici vengono assolti. Lucia Uva, la sorella, è contenta che i medici siano stati assolti, perché i medici non c'entrano assolutamente nulla con la morte del fratello. Però c'è un PM, che strani questi magistrati, c'è un PM che si rifiuta categoricamente di far uscire dal cassetto il fascicolo su cui c'è scritto quello che è accaduto in quella maledetta notte nella caserma di Varese, e si rifiuta così tanto che fra un po' questa storia potrebbe andare in prescrizione. Ultimamente c'è stato un magistrato che si è opposto a che ciò questo avvenga. Ultimamente si stanno muovendo alcune persone, tra cui una persona nobile che c'è in Parlamento, che è il senatore Luigi Manconi, attuale presidente della Commissione per i diritti umani. Lucia voleva essere qui questa sera, purtroppo il diluvio a Varese non gliel'ha permesso, però Lucia è qui grazie ai potenti mezzi di Rifondazione Comunista. Mi piacerebbe che fosse qui per sentire la sua grinta, la sua forza, la sua vitalità e il suo calore, ma forse l'ha sentito ugualmente, perché è un'altra di quelle grandi donne che sono fiero di avere conosciuto, di cui mi sento privilegiato per averla conosciuta e per volerle tanto bene. Grazie. Forza Lucia! Puoi tornare, Lucia? Com'è? Aspetta un attimo, Lucia. Prova? Tempi mezzi. Prova a parlare? Si vuole. Sì, metti più vicino. Forse a Sky. Sì. No, senti solo noi. No. Metto più vicino. Un attimo, più vicino. Ma quelli non è acceso, sai? No. Sono tempi mezzi. No, parli a Sky. Parla Lucia. Pronto? Vai! Era spento. Pronto? Sì, vai, parla! Ok, buonasera a tutti, scusatemi se non sono potuto venire, però qui il tempo è veramente stato un disastro. Mi dispiace tantissimo non essere lì con voi. E volevo salutare Giuliano, Stefano, tutti gli amici che aspettavano il mio arrivo. Un applauso, una giustizia che non è arrivata grazie a un più
ma noi non ci arrendiamo, noi andremo avanti nel volere sapere la verità, perché adesso in questi giorni qui che quest'altro giudice vuole sapere la verità, io ho riacquistato un pochettino di fiducia nella giustizia, non tanto, perché se direi che io ho proprio pienamente fiducia nella giustizia, direi bugie. Non è così. E dopo aver visto anche quello che è successo ieri a quel tunisino, che un procuratore dice che i carabinieri devono parlare, non possono tacere. E se l'avrebbe fatto il dottore Abate 5 anni fa, ci avrebbe evitato tanto di quelle sofferenze, perché la sofferenza già della perdita già stessa di mio fratello c'era, però altre sofferenze, altre violenze mentali, perché questo piano è una cosa di disumana. Pronto Lucia? Sì, si è sentito praticamente quasi tutto. Qui ti ringraziamo soltanto tutti quanti e ti dico che c'è un sacco di gente che capisci quello che sta succedendo. Penso, ciao, Lucia. Penso che questi applausi ti facciano venire in mente qualche cosa. Ti passo. Passo un attimo Giuliano. Ciao Lucia, ciao carissimo. Sì, la tua piccola Heidi è qui seduta a questa cosa che abbiamo fatto, ti saluta tanto anche lei, come ti salutano tutte le persone che sono qui. E speriamo davvero, certamente. Un abbraccio a te e speriamo davvero che qualche cosa si riesca a fare. Va bene? Certo. Ah, beh. Dillo a me. Certo. Esatto. Un abbraccio grosso. Ciao, cara. A presto. Ciao. Io mi darei anche, veramente, visto che penso siamo anche in conclusione, a un ragionamento che a me ha colpito molto da quando mi occupo in maniera un po' più approfondita di queste vicende. Si sta costruendo una sorta di rete anche, sfilacciata, che a volte si interrompe, a volte raccoglie storie nuove. Penso a Luciano. Luciano è un ragazzo che è stato torturato, è vivo per fortuna. Un ragazzo argentino, me l'ha fatto conoscere Ilaria durante la sua sentenza. Luciano, pensate che sfortuna, questo arriva dall'Argentina perché era un domatore di cavalli, un gaucho. Arriva in Italia, lo assumono in un'azienda in cui addestravano i cavalli per il polo e diventa ricco. Diventa ricco perché fa un lavoro per ricchi. Si stufa di lavorare per dei padroni che maltrattano i cavalli, perché da gaucho, e te lo racconta anche con questo spirito un po' romantico,
non vuole che i cavalli siano trattati male, si apre un allevamento di cavalli, un maneggio, e ha una bella macchina. Viene fermato perché ha una bella macchina, è straniero, ha una bella macchina. Gli chiedono: ma sei... hai delle armi dentro? E lui dice di avere un temperino dentro il cruscotto. Lui esce dalla macchina e per 12 ore, prima sotto la macchina e poi in caserma, lo massacrano di botte. Ha perso un occhio, un altro ha una retina che a malapena regge, ha subito 7 interventi chirurgici. Mentre era a casa, dopo il rilascio, dal pronto soccorso dell'ospedale più vicino si sono rifiutati di andarlo a soccorrere, perché gli hanno detto: c'è stata in partita a disposizione di non venire a prendere a lei. Sì, accade in Italia, accade in un paese in cui, non essendoci il reato di tortura alla Castelli o meno, verrebbe da dire, il signor Luciano Diaz, pensate che cognome, Diaz, ha ottenuto da poco la riapertura del processo e adesso ci spera e ci combatte. Può lavorare di meno, ha perso gran parte delle sue possibilità lavorative, è sfiancato, però non si arrende. E attorno ai Luciano, alle Ilaria, alle Patrizia, alle Grazia, ne sto conoscendo tanti e tante che non si rassegnano. Io spero soltanto, ed è una speranza per me che c'è anche, comincio ad averci anche io qualche annetto, no? Che questo diventi una sorta di seme, per cui ogni torto che succede a un ragazzo o una ragazza, all'ultimo degli ultimi, nella più sperduta caserma, nello più sperduto commissariato di questo paese, ci riguardi tutti e tutte, e che comincia a diventare un discorso collettivo. E c'è un piccolo segnale d'ottimismo da questo punto di vista. Questo paese per un po' di tempo si è riempito di giustizialismo pauroso. Sembrava che le manette fossero la soluzione a tutti i mali. La sicurezza di sopra di tutto valeva per ogni cosa, ma anche a sinistra, anzi soprattutto in un certo ambito di sinistra, più facevi le ordinanze per la sicurezza più eri nel giusto, più dimostravi che il pericolo non era la crisi economica, il lavoro che mancava, il futuro che mancava, ma quattro persone che ti mettevano a repentaglio perché esistevano, la tua vita, o un ragazzo che come Federico camminava da solo alle 5 del mattino, e più ti costruivi consenso. Beh, qualcosa sta un po' cambiando. Le persone cominciano a fidarsi di meno di questa giustizia. È un bene o un male? Non lo so. Ci si comincia a ragionare sopra, ci si comincia a dire: ma potrebbe capitare a me, anche a me. A me una delle cose per cui ho fatto campagna elettorale per Ilaria, con Ilaria, per tutto il Lazio, durante la nostra sfortunata esperienza di rivoluzione civile, perché Ilaria mi diceva con molto candore, dice: io da ragazza votavo a destra e pensavo che in galera certe persone, se ci finivano o se gli capitavano certe cose, era perché se le meritavano. Poi ho capito che non era così, l'ho capito male, l'ho capito sulla mia pelle, e ho capito adesso da che parte stanno quelli che difendono certe forme di ordine e da che parte stanno quelli che vogliono veramente un minimo di democrazia. Mi dice, e facendo questo discorso,
io non faccio la politica, io mi ci incazzo, dico no Ilaria, fare la politica è questo, fare la politica è quello che fa Ilaria, è quello che fa Heidi, è quello che fa Giuliano, è quello che fa Lucia, è tirar fuori anche tutta la propria sacrosanta indignazione e incazzatura, farla diventare bene collettivo, e sottolineo bene collettivo, perché più capacità di far diventare trasparente c'è in questo paese, e meno possibilità hanno di continuare a regnare uomini neri come il signor Gianni De Gennaro. E chiudo raccontandovi una vicenda, piccola anche questa. Anni fa, Liberazione, quando c'era il governo Prodi, tramite i giri che abbiamo noi giornalisti, venne a sapere che a gestire le intercettazioni telefoniche erano state mandate al Ministero degli Interni, uomini della Telecom, dirigenti della Telecom. Fra questi un tizio che aveva la stanza di fronte a quella di De Gennaro. Questo tizio riceveva, di cui conosco nome e cognome, riceveva le segnalazioni più importanti e le passava a De Gennaro. Noi scrivemmo queste cose su Liberazione, chiedendo lui su questo signore. Il giorno dopo telefonò il capo di gabinetto dell'allora ministro dell'interno Amato, uomo di centrosinistra, dicendo ma sbagliate ad attaccare così il ministro. Il giornalista che gli rispose disse non attacchiamo il ministro, ce l'abbiamo col ministro. Certo, se si tiene uno come De Gennaro nella sua stanza, nel suo ministero, è inevitabile. Se vi levate dalle scatole De Gennaro, probabilmente non attaccheremo più il suo ministro. La risposta di questo capo di gabinetto fu molto semplice. È molto più facile che De Gennaro si levi dalle scatole a noi, piuttosto che noi ci leviamo dalle scatole a lui. 5 mesi dopo, questo è avvenuto. Oggi questo signore dirige una delle più importanti aziende italiane per quanto riguarda il paese e i rapporti con gli Stati Uniti e con l'intero mondo. Non sono mai stato complottato, ma mi sembra che la cifra sia questa. Speriamo un giorno di poterne parlare come un pensionato che non si goda neanche la pensione. Scusate la rabbia, ma per me questa rabbia rimane. Grazie. Ovviamente ci sono domande, certo abbiamo fatto una capoccia così, però per completare il giro su De Gennaro varrebbe la pena di ricordare, ho scritto un articolo sulla sua infinita carriera, perché nel 93 viene nominato vice capo della polizia, indovinate da chi? Da Maroni, governo Berlusconi. Quando cade il governo Berlusconi, al cambio c'è Amato ministro dell'interno e Amato lo nomina capo della polizia, e quindi lui fa il capo della polizia bipartisan. Poi continua a farlo, fa tutte le cose che sapete. Quando c'è il governo Prodi cessa di fare il capo della polizia. No,
Sì. Si dimette, certo. Tutti i nomi. Certo. Certo. E Prodi. È la democrazia. Certo. E Prodi gli fa, gli dà l'unico incarico che io considero confacente con le sue qualità, nel senso che Prodi lo nomina commissario straordinario sulla immondizia di Napoli. No, quello viene dopo, stai tranquillo, tranquillo. Quindi da capo, da commissario straordinario sulla monnezza, ripeto, incarico confacente con le sue qualità umane e morali, dove dura 6 mesi, dura sì anche meno, 4 mesi, tant'è che dopo viene sostituito da uno, non so dire se migliore o peggiore di lui, Bertolaso, quindi. E lui viene ripescato da Amato e portato a fare il capo, il direttore del Ministero dell'Interno, cosa che gli consente di operare un po' di promozioni, una delle quali fa incazzare come bestie i prefetti, che sicuramente non sono degli anarco-insurrezionalisti, ma si incazzano come bestie perché viene nominato prefetto, salendo al 6° grado della gerarchia, Colucci, che era questore di Genova per poco, perché quando è arrivato la Barbera lo ha praticamente defenestrato, finendo col condurre l'operazione Diaz, cioè veramente un qua qua qua, che però aveva avuto questo atteggiamento, infatti è stato incriminato e condannato a 1 anno e 7 mesi per favoreggiamento e falsa testimonianza. Venuto a testimoniare si era rimangiato tutto quello che aveva detto prima per aiutare De Gennaro, e De Gennaro lo ha ricompensato con questa nomina a prefetto. Dopodiché dal Ministero dell'Interno ha avuto ancora un periodo lì tranquillo, e poi il sobrio Monti lo ha addirittura chiamato a fare il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con incarico ai servizi segreti. Cioè una roba, dopo il sobrio Monti, il governo Lupetta, uso spesso questa definizione di Crozza che secondo me è straordinaria, Lupiletta, governo Lupetta, lo ha addirittura nominato presidente dei Finmeccanici. Cioè una roba pazzesca. Questo è l'excursus di De Gennaro dal 93 a oggi. La resistibile ascesa. La resistibile ascesa. Prossimo incarico quello mio. Scusate, va, ma bene. Do una notizia che mi è arrivata in questo momento. No, è una notizia. A me la notizia di lotta piacciono, scusate. Alle 20, praticamente 2 ore fa, ormai 3 ore fa, gli attivisti No Mu a San Niscemi si sono arrampicati sulle antenne, perché il MUOS, un'altra operazione di quelle che piacciono tanto agli amici di De Gennaro, in Sicilia non lo vogliono. A me sembra un bel segnale, questo paese è vivo, Cribbio. Va bene.